benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e oggi ho voluto provare a fare una cosa diversa dal solito. Ossia, lo so che sembra allucinante, però ho ingaggiato tipo 10 artisti diversi, quelli che fanno disegni, ritratti e insomma quelli che hanno veramente talento, o almeno si spera, per farmi un ritratto. E sono stracurioso di vedere quello che è successo, perché tutto quanto è partito da un mio vecchio video dove avevo ingaggiato delle persone su Fiverr, no sponsor, magari mi sponsorizzassero, per ritoccarmi secondo i loro canoni estetici di bellezza pazzeschi, meravigliosi. Sono successe delle cose allucinanti, veramente sconvolgenti. Ancora mi danno gli incubi, ancora mi danno i brividi. Se volete andare a vedere quel video, cliccate qua o qua, adesso a sinistra, non ho la minima idea. E questa volta invece mi sono voluto buttare più sull'arte. L'arte nel vero senso della parola, proprio col pennelletto. Voi sapete che io sono un grande stimatore d'arte per quanto riguarda vasi, per quanto riguarda saponette, per quanto riguarda... non lo so, non mi ricordo neanche più tutto quello che ho fatto. Insomma, sono andato su Fiverr. Se non conoscete Fiverr, è un sito che praticamente ti permette di comprare e anche vendere, perché una volta ero un artista dentro Fiverr, facevo foto ritocco. Ti permette appunto di vendere e di comprare servizi non tangibili. Sono andato a selezionare 10 artisti con look completamente diversi. Sono andato a prendere gente che faceva arte pop, gente che faceva arte con veri pennelli, gente che faceva cose più concettuali. E ho selezionato veramente un sacco di persone interessanti. Uno stile art nouveau che è particolarissimo di questa ragazza, è veramente pazzesco. Cioè, sembrano quasi tipo delle carte di Yu-Gi-Oh! Qualcuno si ricorda Yu-Gi-Oh! Questa cosa particolarissima che mi piace un sacco di questa ragazza che fa quest'arte, che sembrano quasi tipo, boh, roba un po' esotica. Non lo so, mi sembrava particolare. Questa cosa che mi sembrava veramente un sacco moda, uno stile Disney, uno un po' creepy, un po' ansia. E questa roba qui con le linee. Sembra una roba che ci metti 3 secondi, però provo a farla a te in 3 secondi, io non ce la farei probabilmente. Poi una cosa straeconomica a $5. Questo era il più costoso perché volevo avere un artista che avesse un prezzo veramente molto molto alto. E questo si chiama Lily Lu e fa questi ritratti particolarissimi che credo che siano in realtà fatti digitalmente, però sembrano quasi tipo cartacei. Comunque fatto sta che io ho ricevuto nel mio computer tutti quanti gli ordini che ho fatto. Ovviamente non li ho fatti io personalmente perché non volevo vedere le opere finite. Quindi forse non ci saranno tutti o forse alcuni saranno incompleti. Insomma, sono stracurioso. Io ho fatto tutti quanti la stessa richiesta. Queste sono delle foto mie di esempio. Questo è il mio profilo Instagram. Crea qualcosa che sia ovviamente con la mia faccia, però con la tua creatività. Cioè non ti do direttivi, fai quello che vuoi. Ok, il primo ritratto che mi è arrivato è quello dell'artista che si chiama Drawer of a Dream, che fa i disegni con la matita senza mai staccarla. Quindi vediamo quello che ha fatto. Oh mio Dio! Ok, non so se mi fa ansia o se mi piace. L'idea è così concetto, cioè ve lo vedete stampato con una cornice nera fina 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 appesa in un muro bianco, o addirittura gigantografia. No raga, pazzesco. Dove un stampato, però dove la linea è un filo di neon fluo. Pazzesco, meraviglioso. No, pazzesco, raga, i brividi. Raga, ovviamente tutti quanti i link e i profili di questi artisti io ve li metto giù in info box. Ovviamente non mi hanno pagato, li ho pagati io. Danko Voichart è quello che faceva tipo i ritratti gotici ansia. Ecco, vediamo. Ok. 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 Madonna, gli occhi spiritati così. Allora, non è brutto. Personalmente non mi piace molto. Più che altro perché, ok, dobbiamo pensare che questo qua doveva fare arte che doveva mettere comunque ansia dal punto di vista horror. Mi mette inquietudine. Abbiamo Rock Draw del stile pop per $22. Oddio, è fighissimo. Raga, ma è pazzesco. È pazzesco, sembra un Andy Warhol. Marilyn infatti da parte, c'è una nuova star in città. Però devo dire la verità, continua a essere in prima classifica la linea nera da €12, perché veramente raga, €10 è pazzesco. Per la bellezza di $120, Edith Kurosaka ha fatto... oh, ma sembra asiatico, sembra un cantante coreano. Cioè personalmente non è proprio di mia preferenza, però è molto bello. Cioè non posso dire che è brutto, assolutamente. È carinissimo. Gli avrei spesi $120 per questo? No. Però è molto 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 bello. Jdraw underscore art per $22 doveva farmi un ritratto realistico. Questa qua è la persona più poveraccia di quegli altri che tipo si facciano pagare $120 e mena de vari. Quindi vediamo cosa ha fatto.
Oh mio Dio. Oh mio Dio, è pazzesco, raga, è meraviglioso. Ma non è che questo qua è quello tipo versione gotica? No, è lui. Cioè, sono un vampiro con le punte. Oh, è magnifico. Ma $22 questo, raga, è magnifico. Pazzesco, pazzesco. No, non ci credo che costa $22. Cioè, è troppo poco. Se da vampiro divento così, qualcuno mi morda immediatamente. È arrivato quello più costoso di tutti. Questo è di Lili Lu, che per $315 mi ha fatto questo ritratto. Non mi piace. È molto concetto. Che bello che fare lo zoom e vedere tutti i dettagli, però. Pazzesco. Cioè, dopo aver visto l'altro è un po' una botta, però io devo continuare a pensare di vedermelo stampato. E questo stampato secondo me sarebbe meraviglioso, ragazzi. Di questo colore beige oletto. $315 però, dobbiamo ricordarselo. Cioè, è quello più costoso di tutti. Cosa ne pensate? Ah, questo è di Pari Zendrick, credo che si dica. Per $7 era quello più economico, quindi... $7? Seriamente $7? Mi piace che molti hanno scelto questa foto qua. Si vede che gli piaceva molto. Forse il fatto che comunque ero frontale. Però raga, $7, ci rendiamo conto. Cioè, ma per un regalo è meraviglioso. Cioè, fare tipo un regalo, idea Natale. Merry Christmas e Happy New Year. Mi piace veramente un sacco. Per $7 ci sta, raga. Tutto qua, a tutto corazon. Quello da principe Disney. O da principessa Disney. Per $22. Mike and X. Cioè, sembra più un anime. Magari fossi così, veramente. Cioè, comunque non sembra un Disney, secondo me. Qua sembra un cerbiatto, per dirvi. Sembra Bambi. Karin X. No, raga. Due artisti hanno annullato l'ordine. No, ma io mi stavo divertendo così tanto. Cioè, sono stati pazzeschi tutti quanti. Raga, non posso dire niente di nessuno. A parte quello che tipo c'è lo sfondo nero con gli occhi spiritati. Che ci può anche stare, perché comunque era il suo stile. Mi sono piaciuti tutti quanti. Sono uno più bello dell'altro. Cioè, prefe della vita, la linea. Secondo me la linea è pazzesca. Se avessi mai un negozio, Baciones. E tra l'altro, sì, sto indossando la mia nuova felpa Baciones. La trovate giù in info box, cliccate nel link. E c'è anche una tazza pazzesca dove sono Gesù Cristo. Quindi metterei la linea, perché a $12 è pazzesca, meravigliosa. Secondo, io vampiro. Un ritratto del genere a $22 non te lo fa nessuno, credetemi, raga. Terzo posto, lo so che molti di voi si sorprenderanno, però metterei la ragazza che ha messo, che ha fatto il ritratto concettuale beige. Poi quello pop art, carino. Poi quello da $7, meraviglioso. Quello esotico. E io morto lì, spiritato. E questo è tutto, ragazzi. Fatemi sapere giù voi nei commenti qual è stato il ritratto che vi avete preferito. Probabilmente alcuni li pubblicherò su Instagram, perché sono veramente pazzeschi. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video di martedì 15, sabato alle 10:30, intanto giovedì, ma questo lo sapevo su. Vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!